Regala alla tua azienda un sito capace di comunicare. Chiamaci. Le borse europee chiudono ancora in negativo. Non è bastata la cura dei capi dei maggiori governi mondiali per restituire la fiducia agli operatori finanziari di tutto il mondo. Il pericolo della recessione è incombente e c'è anche scetticismo negli ambienti finanziari verso le misure annunciate per salvare le banche ed i risparmiatori. Le borse asiatiche stentano a riprendersi ed anche le borse di Londra, Parigi e Francoforte sono in discesa. A spaventare gli investitori è stato il dato proveniente dagli Stati Uniti sulle vendite al dettaglio nel mese di settembre. L'indice ha registrato un calo dell'1,2%, peggiore del -0,7% atteso. Numeri così brutti non si vedevano dall'agosto 2005 e così il pericolo recessione è tornato in primo piano. Ma seguiamo ora questa scheda sulla situazione odierna. Doveva essere una seduta tranquilla dopo le scintille dei primi due giorni della settimana. Ci si aspettava un leggero calo dovuto alle vendite per incassare i guadagni dei giorni scorsi. Invece, dopo l'apertura di Wall Street, le borse europee hanno spinto in giù l'acceleratore, bruciando 353 miliardi di capitalizzazione. Sembrava di essere ritornati alla settimana scorsa. Hanno pesato i venti della recessione che giungono dagli Stati Uniti. Piazza Affari ha percorso la stessa strada, accentuando le perdite anch'essa sul finale. Nell'occhio della speculazione, anche se non i più venduti, i titoli bancari e gli industriali. Anche i prezzi delle materie prime sono in calo. Il petrolio è sceso sotto i 75 dollari a barile. A me sembra che le misure prese a livello europeo siano sufficienti, quelle prese a livello americano secondo me no. La crisi è nata in America, è più profonda in America, c'è bisogno di un intervento più massiccio e più mirato in America e non è un caso che le borse europee hanno cominciato a scendere quando il mercato americano ha cominciato a scendere. Intanto la Consob sta potenziando la propria attività di vigilanza con l'ausilio della Guardia di Finanza per evitare comportamenti speculativi illegali. I provvedimenti presi negli Stati Uniti e nell'Eurozona contro la crisi danno una boccata d'ossigeno al mercato interbancario. Il tasso Euribor a 3 mesi ha segnato stamani il calo più forte in oltre 5 anni. E chi ha un mutuo a tasso variabile inizia a sperare in una discesa dei tassi di interesse della rata.